6 barzellette per ridere in compagnia sul tema vacanze e viaggi. Un aereo sta precipitando e a bordo ci sono un bambino, un vecchio e un politico. Ci sono solo due paracadute. Il politico dice: "Io sono importante, ho responsabilità, prendo un paracadute". Il vecchio dice al bambino: "Io ho vissuto la mia vita, tu devi vivere la tua, prendi l'ultimo paracadute". E il bambino risponde: "Non preoccuparti, il politico ha preso il mio zainetto". Una donna dice all'amica: "Ho fatto 2 settimane di vacanza con l'amante, divertimento, passione. Poi sono tornata dal marito e sono stati i giorni più belli della mia vita". L'amica le chiede: "Davvero? E cosa avete fatto?". E lei risponde: "Niente, ma mi sembrava di essere ancora in vacanza". Ma un turista torna a casa e non trova il suo bagaglio. Si rivolge all'assistenza e gli dicono: "Non si preoccupi, il suo bagaglio è partito per un altro viaggio". E lui risponde: "Spero almeno che si stia divertendo". Un turista arriva in hotel e chiede: "La mia valigia pesa molto, potete portarla in camera?". Il portiere risponde: "Certo, dove la metto?". E il turista: "Sul letto, la devo disfare". Un turista in safari incontra un leone. Chiede al guidatore: "Se il leone si avvicina, corro?". E il guidatore: "Se vuoi farlo ridere, corri". Un turista finisce su un'isola di cannibali. I cannibali dicono: "Ti mangeremo e faremo della tua pelle una canoa". Il turista risponde: "E con il mio costume da bagno cosa farete? Un salvagente".